parte, ragazzi, si parte alla volta del vulcano siciliano, l'Etna, cioè uno dei vulcani siciliani, perché ce ne sono anche altri come Stromboli. Benvenuti, Motomalati, si parte, destinazione Etna, Taormina. Vediamo dove ci porta questa bella TRK. Allora, ragazzi, sono le 6 e 10 del mattino, buio presto. Mi piace partire così presto perché, ragazzi, tra un po' nel video lo vedrete che è l'alba nell'autostrada barra mare, perché c'è un tratto di autostrada che costeggia il mare, la parte che va da Palermo a Catania, da Palermo a Termini Imerese. C'è un tratto in cui da qui sorge il sole, però bisogna essere in inverno pure, perché, ragazzi, solitamente credo che sia nel periodo estivo, vabbè, mi ricordo. Quando il sole tramonta il sole, intanto andiamo a fare un po' di benzina, che c'è mezzo serbatoio di benzina, però chiaramente non è che lo posso fare in autostrada la benzina costa molto di più. Ragazzi, la TRK, la TRK, ma che moto è, ragazzi, davvero davvero interessante come moto. Ho già avuto modo di fare un giretto con la moto nella mia città stesso, in realtà poco, però ho avuto modo di sentire quanto è maneggevole, ragazzi, quantomeno nel traffico. E la moto si presenta una moto con le carte in regola per battere la sua sorellina in fatto di vendite, ragazzi. Almeno per quello che mi riguarda, ragazzi, già la moto comincia ad avere un motore un po' più serio, perché si parla di 70 cavalli, una cilindra di 700 centimetri cubici, 698 centimetri cubici per i malati dei numeri. Ha una bella spinta per quello che è il suo motore, chiaramente. Ok, ragazzi, benzina fatta, colazione fatta, non ci resta che partire alla volta dell'Etna, del monte Etna. Allora, l'ultimo viaggio un po' più, diciamo, l'ultimo viaggio sotto Capo Nord, ragazzi, però l'ultima gita che ho fatto è stata metà ottobre. Sono stato con Targa Florio, con lo scooter, ragazzi, 300 km di tour in scooter. Poi vi faccio un bel video, anche perché ancora sto montando Capo Nord, sono indietro con i montaggi, lo so. E oggi sto pure provando la TRK, fra l'altro la TRK è un video che dovrà uscire subito, perché è giusto che sia così, nel senso che intanto già la moto è in giro già da un po' di mesi, che, ragazzi, oggi è il 2 dicembre, Palermo lì 2 dicembre, Palermo Catania, Sicilia lì 2 dicembre, dai, diciamo così. Farò oggi sabato, sì, infatti 2 dicembre sabato, rientro domani. L'idea del tour è questa: si parte oggi chiaramente alla volta dell'Etna, del vulcano, così da andare a fare una bella dronata lì. Ero indeciso se farlo oggi o domani, però sono previste nevicate, essendo io in moto, la neve, è possibile che poi magari neanche mi facciano salire, o che magari non sia fattibile proprio salire, quindi spero che non ci sia neve, o comunque che sia stata spalata e che possa salire oggi. Saliamo da un versante e scendiamo dall'altro. Saliamo dal versante, diciamo, lato Palermo, per intenderci, ma in realtà con Palermo non c'entra nulla. E scendiamo col versante lato Catania. E poi da lì, ragazzi, ce l'andiamo a Taormina. Ho già prenotato un alberghetto grazioso sul mare, anche se chiaramente essendo il 2 dicembre, niente bagni.
domani mattina, colazione tranquilla, tipo 8:30, 9, e poi si rientra facendo tutta la statale tra la Messina fino a Palermo, in modo tale che così, oltre che a provare la TRK nei passi di montagna, nei piccoli paesini, eccetera eccetera, potrò anche completare quella famosa playlist del Sicilia Coast to Coast, anche se doveva essere fatto con la TDM. Ragazzi, ho fatto una piccola pausa, più che altro per mangiarmi uno snack e mettermi i guanti. 30 km ho fatto 30 km e ho raggiunto qua la stazione di servizio di Termini Imerese. No, benzina a 2 euro contro 1,7 qualcosa a Palermo. Comunque, allora ragazzi, questi primi 30 km mi hanno fatto innamorare di questa TRK, cioè ci ho messo mano ora, ragazzi, ce la sto guardando ora, perché è una moto, ragazzi, cioè non è più come dire una convenienza e basta. La sto immaginando la sua sorellina, la TRK, la 502. 502, ragazzi, è una moto molto grande, ma molto economica, ragazzi, 6.000 euro una moto, 6.000 euro. Che io tutto gli perdono. Io chiudo il casco, ragazzi, se no non riesco a parlare. Alla 502 io tutto gli perdono, nel senso il fatto che non abbia un display digitale, e va bene, chi se ne frega. Il fatto che sia così pesante, e vabbè, chi se ne frega. Però quello che non riesco a perdonargli è proprio quelle vibrazioni che si sentono importanti già a 90 km orari. Ragazzi, questa di qua è una moto invece perfetta, cioè a mio avviso a livello razionale è una moto che wow. Intanto ha un bel display, ben visibile, anche se io l'avrei messo più alto, perché sto notando che col casco integrale devo abbassare la testa per vederlo, quindi lo metterei più alto io come display, lo posizionerei più alto. Però ragazzi, è una moto, intanto zero vibrazioni, è una moto, ragazzi, ferma, pronta e comoda, davvero comoda, non consuma granché, perché stiamo intorno ai 21 al litro, 21-22 al litro, quindi ottimo. Ragazzi, e comunque non è costosa, cioè non si parla di 20.000 euro di moto, ma neanche di 15 e neanche di 10, si parla di 7.500 euro, ragazzi, 7.500 euro per avere una moto completa di ogni cosa, una moto pronti via, senza fronzoli, ragazzi, perché quando è il momento in cui tu vai a spendere 20.000 euro per avere 4 mappe, perché effettivamente la moto è troppo potente, per cui devi gestirla, devi imbrigliare questa potenza, per cui ti servono le mappe, per cui ti serve un'elettronica all'avanguardia per gestire tanta potenza, che non ti serve, ragazzi, non serve tanta potenza. 70 cavalli si è andato ovunque, 70 cavalli non c'è trippa per gatti, c'è il bicilindrico con 700 cc, ragazzi, è perfetto per ogni situazione. Cioè, che mi serve a me? Continuano a fare moto sempre più grosse, continuano ad aumentare le cilindrate, ora siamo ai 1300 e continueranno ad aumentare, secondo me, a 1350 1400. Cioè, ma che me ne frega a me di avere 1300 centimetri cubici, ragazzi, ma che ci faccio? Cioè, ma che ci faccio? Le
le sospensioni semiattive, le sospensioni gestite elettronicamente. Cioè ragazzi, ma stiamo scherzando? Stiamo arrivando alla follia, secondo me. Ormai siamo alla follia. Per il miglior comfort di guida. Ma quale comfort? Ma la moto è maschia. Comfort ci vuole, ma le chiappe alla schiena e basta. Cioè no, è troppo un controsenso il fatto che io debba scegliere una moto crossover, quindi una moto capace di fare strada statale, cioè strade e fuoristrada leggera, e cercare poi il comfort. Io mi piglio una stradale comoda che fa solo quella, un salottino, fine. Ma mi va a cercare un crossover che poi ragazzi, 25.000 euro di Ducati, di BMW, ma chi ce la porta nello sterrato? Io non ce la porterei mai. Ci siete andando nello sterrato, mi piglio un gas gas. Comunque è una moto che se si graffia chi se ne frega. Una moto che se si rompe un sensore chi se ne frega. Una moto che magari manco scegli i sensori. Andiamo a spendere soldi, adesso c'è il radar. Ragazzi, il radar, cioè la moto frena da sola, salva la vita. Se tu hai paura di stare sulla moto, non la prendere la moto, prenditi una macchina, lascia guidare qualcun altro. Grazie Z Motor, ci fa provare ragazzi questa moto fantastica. E in più grande promo, il set di valigie che è incluso, purtroppo sono terminati, quindi non sono più disponibili. Perché ragazzi, vi ricordo che fino alla fine dell'anno la TRK con 7500 euro, la Bentley con 7500 euro ti dava la TRK 702, borse incluse ragazzi, che non è niente male, è proprio un gran bel regalo, davvero un gran bel regalo. Infatti sono finite, perché ragazzi ovviamente questa moto ha fatto il boom di vendite, ma ci credo, ma se lo merita, ma se li merita tutte queste vendite questa moto. Cioè non gli manca niente, non gli manca niente, prestazioni più che sufficienti per un motoviaggiatore, per una persona che ama le moto, costi contenuti ragazzi, costi molto contenuti. Davanti c'è una porta USB e c'è sia di tipo C che di tipo A, ha due porte USB e già con questo si può caricare sia il cellulare che un altro dispositivo. Display, ragazzi, niente male, tutte le informazioni che ti servono sono tutte lì. Temperatura dell'acqua, benzina chiaramente, conta i giri, marce, ora, chilometri percorsi, chilometri totali, connessione Bluetooth ti dice pure quanto sta il telefono, come carica, come qualità del segnale, ti arrivano le chiamate e ti compare il display, per cui ragazzi, sopra ci sono tutta una serie di spie che ti si accendono nel momento in cui è necessario, tipo la luce, la spia delle luci, delle frecce, dell'IPS e compagnia bella. Sei marce ragazzi, sei marce. Ferma ragazzi, è ferma. La strada è ferma.
paramanige inclusi, doppio sedile. Niente ragazzi, mi sono innamorato di sta moto. Ragazzi, davvero non riesco a trovare un difetto. Proprio non riesco a trovare un difetto. Cioè, sono a 130, ragazzi, 125. La moto è proprio una macchina. Cioè, ragazzi, è ferma. Ferma, niente, vibrazioni zero, niente. Stabile. Regge con facilità le buche. Sono davvero impressionato. È uno spettacolo sta moto. Fino a qui promossa al 110%. Le scarpe manco le sente. Insomma ragazzi, ce l'hanno speso il tempo in questa moto, ce l'hanno speso. Tra l'altro davanti notavo che c'era il foro, perché per magari poveri il discorso radar o dashcam, non lo so per cosa hanno previsto quel foro, però è un disegno che fa capire che lì ci dovrebbe stare qualcosa. Magari forse vogliono rendere obbligatorio il radar un giorno e allora si sono portati avanti, o in alcuni paesi già è obbligatorio. Di fatto c'è, è una moto cinese ma con lo zampino italiano, ragazzi, perché la QJ Moto è un gruppo incredibile, ragazzi, comunque è di grandissima esperienza. Non è che uno dice cinese e dice scarsa qualità, non è così, non è sempre così. In Cina si compra sia di bassa che di alta qualità, ragazzi. Le cose le sanno fare sia bene che male, cioè, sanno sia contenere il prezzo che fare le cose bene. È in base a quello che noi vogliamo, quindi non è Cina uguale basso valore, no, assolutamente. Cioè, la maggior parte delle cose, ragazzi, le fanno in Cina. E hanno un'altissima qualità. E ci sono cose, chiaramente, che sono pensate per contenere i costi. Quindi agganciarsi quella fetta di mercato del low cost. Allora ragazzi, qui c'è lo zampino italiano, c'è la Benelli di mezzo, ragazzi, quindi tanti anni di esperienza, di design, di idee. Non è che quando un'azienda se ne compra un'altra butta via tutto quello che c'è dentro, no, se la compra proprio per acquisire tutta quella che è l'esperienza quell'azienda che va ad acquisire. Allora, l'idea della 800 potrebbe essere l'evoluzione della 700, quindi dai questi 100 cm cubici in più, che per me, ragazzi, per me non serve, per me non sono necessari. Poi se riescono a mantenere lo suo prezzo, pur avendo, meno che non vogliono prendere quella fascia di mercato delle moto un po' più costose, non so, magari un disco, le mappe, il display più grande, cazzate, il paravento magari elettrico, stupidaggini di questo tipo, e andare a prendere quella, anche quella fetta di mercato. Però io mai ho pensato così seriamente di comprare una moto. Cioè, io ci sto facendo un pensierino, davvero un pensierino. Perché sta moto, ragazzi, è fantastica.